Non so se hai presente quella sensazione di azzerare tutto. Beh, a me molte volte viene così, di spontanea volontà, azzerare tutto, ricominciare e partire da zero. Non so se è una cosa di carattere oppure l'ho già fatto altre volte, ha portato successo, è andata bene, per cui ricomincio azzerando tutto. In tante cose, nel lavoro, nella vita sociale, tra gli amici, nei progetti. Insomma, prendete questo caffettino, quante volte l'ho azzerato cercando di ripartire? Sì, il modello è sempre lo stesso, io che parlo con voi, io che cerco di comunicare frontalmente con la telecamera, però magari cambiano le modalità, cambiano gli sfondi. Ora ho azzerato tutto, sfondo bianco come piace a me, ascoltando chiaramente i vostri suggerimenti, le vostre idee. Anzi, vi ringrazio per darmi una mano, però ho quella sensazione che ogni tanto io devo azzerare, ripulire e lasciare solo in campo le cose che funzionano. Pensate solo se ci riuscissimo nel lavoro a fare così, nei progetti con i clienti o nei nostri progetti personali, dire ferma, ferma tutto, stop. Noi riazzeriamo tutto, ripartiamo da zero, zero budget, timing nuovo, nuovo progetto, eccetera. E invece tante volte abbiamo paura, abbiamo una fottuta paura di azzerare tutto, che non funzioni più, che non giri più nel modo giusto, che nel bene o nel male, anche se ci sono degli errori, quegli errori comunque funzionano, è una percentuale minore. E invece molte volte dovremmo avere proprio quella particolare follia, quella malattia impazzita di azzerare tutto e ricominciare tutto da zero. Come su un foglio bianco, senza scarabocchi, in bella calligrafia, ricominciare a scrivere il nostro progetto. Na 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 na.